Poracci, attenzione, perché molti di voi hanno sbagliato. Non si trattava di Generations Ultimate o Double Cross come conosciuto in Giappone, ma della prima versione, da lì ho preso il video. Quindi la risposta corretta è di Tizio Bello, mentre la più creativa è di Rigby, che con sole tre parole, Furry Hunter World, descrive perfettamente un'intera serie. Ora dai, su, sorprendetemi anche questa volta. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Si muove con benevola tranquillità. Un benevolo gigante giallo. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con grande stabilità. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, almeno il doppio rispetto al solito, anche perché dobbiamo recuperare il video di ieri. Parleremo dei nuovi firmware di PlayStation 5 e Switch, di due importanti aggiornamenti per la GTA Trilogy e anche di un nuovo gioco multipiattaforma dal grandissimo potenziale. Prima di tutto però vi ricordo che in quanto reclute dell'esercito dell'armata Poraccia impegnata nella conquista non violenta di YouTube Italia, siete obbligati a seguire le regole della vita da caserma. No no, tranquilli, niente sveglia alle 5, ma semplicemente dovete lasciare un like e iscrivervi attivando la campanella delle notifiche. E visto che ci siete, seguitemi anche su Twitch, dove sono riniziate le live, e su Instagram. Poi, se volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, c'è sempre il Patreon, il Patreon dei Poracci. Trovate il link in descrizione. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Ci sono sempre più indiscrezioni che puntano verso il ritorno di Chrono Cross. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa di questo possibile remake o remaster. Il titolo, uscito originariamente su PlayStation 1, solo in Giappone e in Nord America, potrebbe essere pronto a fare un ritorno in grande spolvero. Il tanto rumoreggiato annuncio in programma da parte di Sony per questo dicembre potrebbe essere proprio Chrono Cross, ma comunque non si tratterebbe di un'esclusiva console. Ad unirsi al coro dei rumor ci ha pensato il portale Gematsu, affermando che anche, secondo le sue fonti, una versione rimasterizzata di Chrono Cross sarebbe in lavorazione. Che sia questo il reveal super segreto previsto per i The Game Awards di cui parlava Jeff Keighley? Ora un'altra domanda. C'è qualcuno che ancora gioca a Fall Guys e aspetta con trepidante attesa l'arrivo del party game su Nintendo Switch? Non credo, ma se la risposta è affermativa, beh, mi dispiace, ma ho brutte notizie per voi. Molti pensavano che le versioni per console ibrida Xbox sarebbero arrivate in concomitanza dell'uscita della stagione 6 del gioco, ma gli sviluppatori Mediatonic hanno messo a tacere qualsiasi speculazione, affermando in un post sul sito ufficiale di Fall Guys che più dettagli in merito a questi porting verranno forniti nel corso del 2022. Quindi niente da fare, o almeno per ora. Dopo le misure prese dai rivenditori giapponesi, in Nord America sono le stesse istituzioni a mobilitarsi contro gli scalper. Un gruppo di senatori ha infatti avanzato una proposta di legge per rendere illegale l'utilizzo dei bot negli acquisti online ed evitare che i bagarini rovinino il Natale. Chiamare questa mozione Grinch Bots Act è pura poesia, ma è interessante vedere come anche le istituzioni si stiano muovendo nei confronti di questa piaga sociale, e speriamo che iniziative del genere si concretizzino e diventino sempre più diffuse anche al di fuori del territorio degli Stati Uniti d'America. In chiusura segnalo questo interessantissimo progetto fan-made che di sicuro farà la felicità di tutti gli amanti della serie Mother e Earthbound e di riflesso anche di Undertale. Se Nintendo ancora non si è decisa a darci Mother 3 localizzato, almeno in inglese, ci pensa la fanbase a portare avanti l'eredità della saga con questo Mother 4, seguito non ufficiale dell'amatissima serie. Attenzione perché il progetto è indipendente da Oddity, nome ormai parecchio chiacchierato all'interno della community. Vi consiglio di recuperare il trailer, sembra promettere molto bene, chissà solo quanto ci metterà Nintendo a mettersi di traverso impedendo la prosecuzione dei lavori. Ma passiamo alle notizie del giorno. Per una strana coincidenza, sia PlayStation 5 che Switch hanno ricevuto un aggiornamento del firmware. La console ibrida è passata alla versione 13.2.0, mentre PS5 al numero molto meno intuitivo di 21.02-04.50.00. Facilissimo. Cosa hanno portato di rivoluzionario questi update? Ovviamente un bel niente. Non si tratta di major update, ma ogni tanto anche questi aggiornamenti minori aggiungono piccoli elementi che migliorano leggermente l'esperienza complessiva dei firmware delle console. L'hardware Sony ha ricevuto un generico update che migliora le prestazioni del sistema, almeno così recitano le patch notes. Dopo il corposo aggiornamento di settembre, che aggiungeva il supporto agli SSD esterni e l'audio in 3D anche dagli speaker del televisore, questo non apporta
nulla di tangibile, almeno per gli utenti normali. Stesso discorso vale anche per Switch, console che ormai con i suoi stability fix è diventata la piattaforma più stabile dell'universo. E a pensarci bene, il nuovo kickstand è la stability fix definitiva. Geniale! Anche il buon Oatmeal Dome, che con i suoi datamine solitamente scopre elementi nascosti da Nintendo negli aggiornamenti firmware, non ha trovato nulla degno di nota, se non l'aggiunta del supporto al sistema di rating cinese, fattore che a noi ci interessa meno di zero. Se vi aspettavate quindi l'aggiunta dei temi o delle cartelle, o magari anche solo delle nuove icone profilo, mi dispiace, ma anche questa volta tornerete a casa a mani vuote. Ma ora torniamo a parlare dell'altro grande pilastro di TG Poro, la GTA Trilogy. Attenzione però, perché questa volta ci sono notizie positive, o meglio, ci sono sia buone news che cattive news. Ma iniziamo prima da quelle buone. Rockstar sta effettivamente tenendo fede all'impegno preso e dopo la mega patch uscita lo scorso 20 novembre ha appena rilasciato un altro corposissimo aggiornamento per la sua trilogy che promette di risolvere la bellezza di 117 bug. Leggendo le patch notes possiamo notare come gran parte di questi fix siano riferiti a problemi della pioggia in game che ora dovrebbe essere stata aggiustata in quasi tutte le sue istanze. Cioè, ora non piove più dentro le case, una conquista assurda. Grove Street Games ha anche sistemato molti degli errori di battitura causati dall'upscaling fatto in automatico con l'intelligenza artificiale e ha anche aggiunto le nuvole nel cielo di San Andreas quando si vola in aereo. Siamo ancora lontani da avere dei prodotti degni del nome che portano, ma questa sicuramente è la strada giusta da seguire. Ci sono però due grandissimi ma. Il primo è che, proprio come è accaduto per la prima patch, questo aggiornamento vale per tutte le piattaforme, ma non per Switch, che vedrà il passaggio alla nuova versione in un secondo momento. L'altro grande problema è che, per evitare di distribuire le versioni fisiche con all'interno i giochi non ancora aggiornati, Rockstar ha deciso di posticipare l'uscita della versione fisica del gioco. Per PlayStation, Xbox e PC l'uscita è ora prevista per il 17 dicembre, tutto sommato non così lontano. Per Switch a inizio 2022. Ora capisco la volontà di non voler pubblicare un gioco che riporta nel titolo Definitive Edition in una versione non definitiva, ma è chiaro quanto Rockstar sia in ritardo su tutto quello che sta facendo e i suoi movimenti, seppur denotino la volontà di salvare la situazione, non è che ispirino tutta questa gran fiducia. Voi poracci, cosa avete deciso di fare? Avete già dato una chance alla trilogy oppure a questo punto aspetterete la Definitive Edition della Definitive Edition? E chiudiamo tornando a parlare di Mercury Steam, il team di sviluppo spagnolo che ci ha regalato l'impressionante Metroid Dread. Ma ci rendiamo conto di che traiettoria assurda ha avuto Mercury Steam? Andando a vedere lo storico, si fa fatica a credere che in poco meno di 20 anni il team sia partito da Scrapland per arrivare prima a lavorare con Kojima su Castlevania Lord of Shadows e poi in seguito a diventare l'asso nella manica di Nintendo per ridare vita al brand di Metroid. Dopo l'ottimo Dread ci si aspettava che il team continuasse con la saga di Metroid o con giochi dall'impostazione simile, ma a quanto pare la direzione intrapresa dagli sviluppatori è tutt'altra. Project Iron, questo è il nome del prossimo progetto, sarà un action RPG in terza persona ambientato in un mondo dark fantasy. Ancora più scioccante è che il titolo non sarà sviluppato in collaborazione con Nintendo, ma con il publisher 505 Games, avrà un budget di circa 27 milioni di dollari e sarà pubblicato su più piattaforme, anche se non è stato detto quali. Questo significa che Project Iron non vedrà coinvolta in nessun modo Nintendo. Non si tratterà né di un lavoro su un'IP storica né di un'esclusiva per console ibrida. Ma allora chi si occuperà del prossimo Metroid? Perché ci sarà, non è vero? In ogni caso, sono molto curioso di vedere cosa Mercury Steam riuscirà a tirare fuori dal cilindro dopo l'ottima prova di Dread. Voi che aspettative avete in merito? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi intanto sapete cosa fare. Riposatevi, nerdate duro e riposatevi un'altra volta. Almeno voi che potete. Io sono il Poro Project, Michele Iron, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Poracci, benvenuti. Oh no.